Bentrovati con le notizie della redazione di Telecattolica, l'assessore regionale Raffaele Piemontese, che ha la delega sul demanio costiero e portuale, ha sottoscritto un protocollo d'intesa operativo con il contrammiraglio Giuseppe Meli, direttore marittimo della Puglia e Basilicata Ionica. Il protocollo è finalizzato a incrementare le potenzialità operative e professionali messe in campo dalle capitanerie di porto pugliesi, con particolare riguardo all'operazione Mare Sicuro per garantire la salvaguardia dei bagnanti e dei diportisti nautici rispetto delle ordinanze emanate. Con un investimento di 120.000 euro contribuiamo a potenziare i servizi da svolgere per i prossimi 4 mesi, spiega Piemontese, quando diventa particolarmente complesso e oneroso garantirne l'efficacia lungo i circa 900 chilometri di costa pugliese. Disponibile per i cittadini di San Giovanni Rotondo la nuova carta d'identità elettronica. Vediamo il servizio. Dal 1 giugno presso l'ufficio anagrafe del comune di San Giovanni Rotondo è stato attivato il servizio per il rilascio della carta d'identità elettronica. Si tratta di un documento che, oltre a consentire la circolazione in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli aderenti al trattato di Schengen, contiene livelli di sicurezza maggiori rispetto al precedente documento d'identità. Tra l'altro, la nuova carta d'identità elettronica può essere utilizzata per richiedere un'identità digitale sul sistema pubblico di identità digitale SPID, che garantisce l'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. Per i cittadini di San Giovanni Rotondo, la CIE può essere richiesta al costo di 22 euro, recandosi allo sportello dedicato presso l'ufficio anagrafe del comune secondo l'orario di apertura. Inoltre, San Giovanni Rotondo è tra i 179 comuni della Puglia che hanno attivato il servizio, che secondo i dati di diffusione del progetto nazionale dovrà andare a regime entro il 2018. Per modalità sulla richiesta della nuova carta d'identità elettronica, il comune di San Giovanni Rotondo suggerisce ai cittadini di visitare il sito istituzionale del comune. Il comune di Candela si prepara per gli eventi estivi e Nicola Gatta, il sindaco, parla anche di viabilità. Ascoltiamo. A Rocchetta Sant'Antonio si è parlato di turismo enogastronomico con una sagra dell'asparago selvatico, una eccellenza di questo territorio che coinvolge non solo Rocchetta, ma l'enogastronomia coinvolge i Monti Down in particolar modo. Ecco, Candela, non le chiedo che cosa sta facendo oggi, ma le chiedo cosa farà domani, e cioè parliamo di quello che è il futuro dell'estate candelese. Intanto a Candela c'è l'asparago coltivato. Rocchetta ha fatto bene a mettere in evidenza questo prodotto, è un modo intelligente per mettere in risalto le ricchezze di un territorio, le ricchezze, la biodiversità di questo territorio, quindi bene l'amministrazione a promuovere questa iniziativa. È un prodotto di nicchia, ma che può avere anche un riscontro in futuro importante. Ovviamente non possiamo non ricordare che per raggiungere i Monti Downi c'è bisogno soprattutto di infrastrutture. Forse Candela è quello più tranquillo sotto l'aspetto viabilità, però voi avete un progetto. Ma Candela sì, è un po' più fortunata perché la porta dei Monti Downi, abbiamo un casello autostradale importante. Per quanto riguarda le strade, tutti i sindaci dei Monti Downi hanno fatto un lavoro di programmazione importante, quindi il progetto di aree interne, quindi i primi 15 milioni a breve sono in cantiere, quindi strade provinciali, altri 30 milioni di risorse sempre delle aree interne sono a disposizione, aspettiamo la provincia per i progetti esecutivi e poi per la cantierizzazione. Il Lucerino Carmine Fontana, reduce dalla vittoria dello scudetto 2017-2018 nel campionato italiano di pallavolo maschile Serie A, sarà premiato con un riconoscimento nel prossimo Consiglio Comunale di Lucera, che si terrà presso il Teatro Garibaldi lunedì 18 giugno alle 16.30. Carmine Fontana è da 7 anni il secondo allenatore della Sir Safety Conad Perugia. La squadra umbra ha appena chiuso la stagione sportiva portando a casa Supercoppa
Coppa, Coppa Italia e Scudetto. Carmine Fontana è esordito come pallavolista a Lucera per poi continuare la carriera altrove, arrivando alla massima serie nel 2010 e diventando secondo allenatore nel 2011. La delegazione FAI di Foggia ha presentato i beni candidati ai Luoghi del Cuore 2018, Bovino e Serra Capriola, le new entry, ma i dettagli nel servizio. È iniziata da pochi giorni l'edizione 2018 dei Luoghi del Cuore, l'iniziativa biennale del FAI, Fondo Ambiente Italiano, attraverso la quale si possono segnalare beni culturali o ambientali che sono interessati dal degrado, che rischiano di scomparire o che sono comunque difficilmente visitabili, se non del tutto inaccessibili. Anche nella nona edizione, organizzata sempre dal FAI e da Intesa San Paolo, la Fondazione si impegna a investire fondi per il recupero e la valorizzazione dei primi 10 beni segnalati e per altri ritenuti particolarmente importanti, ma soprattutto a sollecitare interventi analoghi da parte degli enti locali competenti per il territorio. La delegazione FAI di Foggia ha presentato in una conferenza stampa i beni che i comitati locali candideranno come Luoghi del Cuore in Capitanata. Sono intervenuti il capo delegazione Saverio Russo, il vice capo delegazione Gloria Fazia, la delegata FAI Puglia Maria Luisa D'Ippolito e tre rappresentanti dei comitati promotori, Maria Rosaria Lombardi, Maria Chiara Castriota e Carmela Nigro. Infatti le due new entry annunciate dell'estate 2018 sono Serra Capriola nel territorio del Fortore e Bovino sui Monti Dauni, per le quali si richiede il recupero della chiesa di San Mercurio Martire di Serra Capriola danneggiata dai terremoti e i giardini pensili ducali di Bovino, bene storico sconosciuto anche agli stessi bovinesi. Anche ERA Foggia, presieduta da Mario Ilio Guadagno, ha aderito alla Giornata Mondiale dell'Ambiente. Quest'anno il tema della manifestazione è stato la lotta alla plastica monouso, per un evento istituito al fine di sensibilizzare i governi e la popolazione sulle grandi tematiche ambientali. In occasione dell'iniziativa, ERA Foggia ha organizzato presso la Palazzina del Volontariato una giornata formativa intitolata Beat Plastic Pollution, con la partecipazione in qualità di relatore di Alfonso Di Giovanni, ingegnere impegnato da molti anni nel campo della consulenza tecnica in materia di ambiente e di tutte le problematiche ad esso connesse. Il gruppo sportivo del comune di San Severo ha preso parte al triangolare di calcio al campo sportivo Ricciardelli, organizzato dalla Gioventù Calcio San Severo nella festa di fine stagione Bambini in Festa del club sanseverese, che si occupa esclusivamente di attività giovanile. Al triangolare hanno partecipato anche la squadra della Polizia di Stato e una rappresentativa della FIDAS Torre Maggiore e Gioventù Calcio San Severo. Il triangolare è stato vinto dalla FIDAS Torre Maggiore e Gioventù Calcio San Severo dopo partite che hanno entusiasmato il pubblico presente. La squadra del Comune di San Severo era composta da amministratori, dirigenti, dipendenti e agenti della Polizia Municipale. Chiudiamo con un appuntamento. Lucera ospita in un incontro aperto al pubblico sabato 16 giugno alle 18.30 presso i locali della libreria Kublai di Lucera, appunto, la seconda tappa di Radici, il festival letterario diffuso promosso da Ad Editore di Torino e dalla libreria Kublai, con eventi e laboratori tra Puglia e Piemonte. Tema dell'incontro: la parola popolo. Parteciperanno Marco Filoni, giornalista della Repubblica, Massimiliano Panagiotti, Narari, giornalista e saggista, Vanessa Roghi, scrittrice storica, Carolina Favilla, che è assessore alla cultura del Comune di Lucera, Nicola Facilongo, ricercatore presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, Michele Sollecito dell'Associazione Nazionale Arena e i ragazzi della cooperativa sociale Paidos. E con questo appuntamento chiudiamo qui il telegiornale di Telecattolica. Grazie per l'attenzione, vi lasciamo alle previsioni del tempo. Arrivederci.